Consigliere Amazzo, la parola a colui che da pochissimi giorni è stato eletto a capo dell'amministrazione comunale. E noi di Special Olympics lo teniamo a battesimo con la prima grossa manifestazione pubblica a carattere nazionale. Sicuramente potrà condividere in pieno con tutti noi l'importanza di un evento così particolare e diciamolo pure speciale nella città di Viterbo. Il sindaco di Viterbo, l'ingegnere Leonardo Michelini. Sono positivamente impressionato di questa cosa, di questo evento, e quindi come neo sindaco mi sento veramente orgoglioso e piacevolmente presente. Molte altre situazioni non sono piacevoli, questa è una di quelle piacevoli, credo che sia anche, come posso dire, un ricambiare l'impegno che un sindaco diciamo, mette in campo durante la sua attività, durante il suo mandato. Al di là dell'aspetto organizzativo, che secondo me insomma, è una cosa che comunque non siamo aperti in pena, le forze, l'ordine, le istituzioni, tutto quello che serve a fare riuscire una manifestazione come questa, una manifestazione importante, mi sembra che sia la 29ª edizione, quindi voglio dire c'è anche una sua memoria storica e credo che questo dia il senso, dia la portata di quanto sia importante questo incontro. Però al di là di questo credo che io voglio cogliere un aspetto che è un po' anche la mia scommessa come primo cittadino, che questa città, questo territorio, la Cuscia, insomma il Viterbo sia un punto di riferimento anche nazionale per certe iniziative, e questa ne è una dimostrazione. Cioè io dico, noi dobbiamo essere inclusivi, la città deve includere, deve coinvolgere nella passione, in quelli che sono gli impegni che possono essere anche attività che necessitano di una passione che mette insieme le risorse migliori di questa comunità, di una città. Io ho sempre detto che una città non può essere solo città, non può essere solo territorio, deve essere comunità. Ecco, superare gli ostacoli, le situazioni insomma, umane, svantaggiate, che hanno dei problemi, che hanno avuto dei problemi, dove le famiglie hanno contribuito a superare questi problemi. Ecco, questo secondo me dà il senso di una comunità. E io credo che non ci può essere una comunità che non condivide con gli altri i problemi, le passioni e anche le soddisfazioni. Io oggi sto vivendo una soddisfazione per essere sindaco di questa città, vedere tutte queste persone coinvolte in un'iniziativa per me, voglio dire, quasi sconosciuta, però insomma vedo questa passione di tante persone che per un male già ho conosciuto e conosco e che quindi le vedo coinvolte veramente con una passione sincera. Secondo me ecco, nel senso di quanto sia importante oggi più che mai in un momento di crisi non solo economica, anche di valori, di mettere insieme queste caratteristiche che sono valori della nostra comunità, non solo cittadino, ma di quest'Italia. Io credo che questo senso di partecipazione e che danno il senso del vivere insieme siano i valori che abbiamo nella nostra civiltà e che sono quelli che noi dobbiamo spendere. Io credo che da questo dipende il nostro futuro e soprattutto il futuro dei nostri figli e di tante altre persone che hanno voglia e hanno necessità di scommettere per qualche cosa di meglio. Io vi auguro veramente tante soddisfazioni e vi auguro soprattutto ai giovani e agli atleti che ci sia veramente anche un riconoscimento sportivo, sia per chi vince e come diceva il prefetto per chi partecipa, con la stessa passione di chi vince. Questo credo sia il senso di partecipare a una comunità e di sentirsi veramente responsabili e soprattutto anche di condividere i valori che si vive una comunità. Ecco, con questo auspicio io faccio veramente buon lavoro e tanto buon divertimento.